C'è anche quella di Civitavecchia, tra le 9 autorità portuali italiane che riceveranno i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 270 milioni di euro complessivi destinati ai progetti green. Il collegamento tra i porti di Civitavecchia, Arbatax e Cagliari resterà operativo per i prossimi 6 mesi e per i successivi 5 anni, lo ha annunciato il ministro dei trasporti Giovannini. È boom di tamponi rapidi nelle farmacie cittadine, a richiedere il test rapido per avere il Green Pass, soprattutto giovani e docenti, sconti e offerte speciali per scuole e società sportive. Si svolgerà il 25 e il 26 settembre il Palio Marinaro della Rinascita e della Speranza, lo ha annunciato stamattina l'associazione Mare Nostrum 2000, sostenuta dalla Fondazione Calicev e Comune. Il Civitavecchia si prepara al debutto nel campionato di eccellenza, a battezzare l'esordio dei nerazzurri l'Atletico Vescovio. In gruppo rientrano Capitan Ruggero e Bomber Pippi. Buonasera, dal nostro telegiornale arriverà anche a Civitavecchia una fetta dei 270 milioni di euro stanziati dal Ministero per la Transizione Ecologica per l'abbattimento dell'inquinamento all'interno dei porti. La locale autorità portuale sarà infatti inserita nel novero dei 9 enti del centro-nord Italia che potranno beneficiare dei fondi previsti dal PNRR sulla base dei progetti presentati. Ma a riguardo vediamo il nostro servizio. In arrivo per il porto di Civitavecchia i primi fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'autorità portuale locale, assieme ad altre 8 del centro e nord Italia, è stata infatti designata dal Ministero della Transizione Ecologica tra le destinatarie di contributi complessivi per 270 milioni di euro che andranno a premiare progetti di miglioramento delle condizioni ambientali presenti negli scali marittimi e che dovranno comunque vedere la loro conclusione in 5 anni, ovvero entro il 2026. Le autorità portuali interessate, secondo il documento e il bando emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, sono quelle del Mar Ligure Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Mare di Sardegna, Mare Adriatico Centrale, Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Mare Adriatico Settentrionale e Mare Adriatico Orientale. I fondi del programma, che è stato chiamato Green Ports, sono quindi destinati ai porti di Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Cagliari, Ancona, Ravenna, Venezia e Trieste. Come si vede, si tratta di scali marittimi dell'Italia centro-settentrionale, sono esclusi gli scali marittimi del Meridione, perché sono stati già oggetto di un finanziamento analogo per complessivi 170 milioni di euro inserito nel programma di azione e coesione reti e infrastrutture. Nonostante ciò, soprattutto negli ultimi giorni, dai porti meridionali e dai loro referenti politici inseriti nelle istituzioni nazionali e regionali si sono levate numerose proteste per l'esclusione dal Green Ports. Il bando prevede comunque che le proposte per aderire dovranno riguardare la riduzione e il controllo delle emissioni di anidride carbonica e di altri inquinanti e l'incremento e l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, compresa quella elettrica, con i piani relativi all'elettrificazione delle banchine. Civitavecchia non dovrebbe avere particolari difficoltà a presentare progetti che possono essere giudicati idonei e di immediata fattibilità. Tra questi potrebbe esserci quello proposto dal Comitato Sole nel dicembre di 2 anni fa e che mira ad avere un porto totalmente green, autonomo sotto il profilo elettrico e termico, con energie rinnovabili e idrogeno, capace di accumulare l'energia e utilizzarla quando necessario. Si sono concluse nella giornata di ieri le operazioni di scarico e carico della Iberian Express, una delle due piccole portacontainer noleggiate dalla RF Line, casa di spedizione italiana con sede principale a Fiumicino e agenzia in tutto il mondo per coprire la tratta Civitavecchia-Cina. La nave, ormeggiata al terminal container della RTC, è arrivata praticamente piena, avendo trasportato circa 1000 TEU ed ha poi caricato alcune decine di contenitori, proprio sulla possibilità di avere il doppio binario, ovvero non solo il trasportatore merci importate, ma anche di servire gli esportatori italiani, in particolare del centro Italia, si giocano parte delle possibilità di mantenimento della linea. La RF Line, infatti, ha sottoscritto il contratto di noleggio delle due piccole portacontainer per 12 mesi, proprio per verificare se il servizio proposto avrà o meno successo. Per la prossima settimana è atteso l'arrivo della seconda nave, la Cape Flores, che è in navigazione con direzione Civitavecchia.
Lo spiraglio si è aperto, il collegamento marittimo tra i porti di Cagliari, Arbatax e Civitavecchia resterà operativo per i prossimi 6 mesi e per i successivi 5 anni. Lo ha annunciato ieri il ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso di una question time svoltasi alla Camera. Intanto un magazine specializzato nel settore marittimo ha pubblicato un'interessante ricerca sull'andamento del servizio nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2019, dalla quale emerge come sia comunque necessario lavorare in funzione del suo rilancio. Vediamo. La linea di collegamento marittimo Cagliari-Arbatax-Civitavecchia è salva, almeno per i prossimi 6 mesi. Lo ha annunciato ieri il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso del question time svoltosi alla Camera dei Deputati. Il servizio proseguirà per un semestre, nell'attesa dello svolgimento di una nuova procedura di gara per un nuovo affidamento che avrà una durata di 5 anni. Il ministro Giovannini ha sottolineato che la continuità territoriale sarà quindi assicurata e che lo scorso 20 luglio il ministro ha provveduto ad effettuare una consultazione dei principali operatori del settore, propedeutica all'eventuale affidamento diretto e all'esito della consultazione. Alla luce di quella consultazione è stata selezionata un'offerta. Nelle prossime ore sarà quindi possibile sapere quale armatore continuerà il servizio svolto fino a domenica scorsa dalla Mobi Tirrenia, anche se non è escluso che la scelta sia comunque caduta sulla compagnia dell'armatore Vincenzo Onorato. Intanto Shipping Italy, quotidiano online che si occupa di trasporto marittimo, ha pubblicato una interessante analisi sull'andamento della linea nel quadriennio 2016-2019. Dall'indagine è emerso come la linea giornaliera nel periodo estivo e trisettimanale nelle altre stagioni abbia avuto un numero annuo di passeggeri compreso tra i 160.000 e i 200.000, con il picco più basso proprio nel 2019. Anche le auto a seguito passeggeri hanno avuto un trend analogo, toccando il minimo nel 2019 con 40.000 mezzi e il massimo nel 2016 e nel 2017 con oltre 54.000 mezzi. Diverso invece il discorso riguardante i mezzi pesanti. Si è infatti passati dai 235.000 metri lineari del 2016 ai 281.000 metri lineari del 2017, per poi scendere a 264.000 nel 2018 e a 258.000 nel 2019. Numeri che evidenziano comunque un progressivo calo della richiesta, sul quale sia il governo che i soggetti interessati a svolgere il servizio per i prossimi 5 anni dovranno riflettere alla ricerca di possibili soluzioni per un rilancio. Cambiamo argomento, i guariti sono più dei nuovi contagiati, ma non si può dire che sia una buona giornata per Civitavecchia sul fronte Covid. Dopo aver vissuto un periodo felice con 7 giorni su 8 senza nuovi positivi, nel nuovo report di ASL Roma 4 e Regione Lazio sul Covid si legge che ci sono 3 nuovi contagiati in città, 5 invece le persone che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore, con il numero degli attuali positivi che resta a quota 33. Polvere in salita a Civitavecchia, le mutate condizioni atmosferiche negli ultimi giorni con il ritorno di correnti meridionali hanno riportato in alto i valori del PM10. Nella giornata di lunedì scorso a Villa Albani si sono toccati i 42 microgrammi al metro cubo, mentre mercoledì il valore è arrivato a quota 40 nella centralina del Faro. Va ricordato che il livello di attenzione scatta sopra quota 50 microgrammi, ma la situazione va comunque monitorata. Ancora una volta però emerge in tutta la sua gravità il fatto che a Civitavecchia, nonostante da almeno 3 decenni si parli di temi ambientali, non sia operativa una rete che possa fornire indicazioni in tempo reale che consenta anche di assumere immediate iniziative di contrasto. Situazione difficile in via Roma, all'intersezione con via Apollodoro, uno degli incroci più pericolosi della città, è stato teatro negli ultimi giorni di diversi incidenti, l'ultimo dei quali tra un'automobile ed uno scooter. A peggiorare ulteriormente la situazione, i lavori che sono in corso proprio su via Roma, che creano anche problemi di viabilità, almeno in questa fase, sarebbe forse necessaria la presenza stabile del personale della polizia locale.
Cambiamo ancora argomento, tamponi a prezzi ridotti, la novità della tessera tamponi. Con l'avvio della scuola e boom di richieste nelle farmacie cittadine per i test rapidi, soprattutto per quanti devono presentarsi sul luogo di lavoro con il Green Pass e non sono vaccinati, insegnanti in primis. Mentre Amalfitano di San Gordiano e la farmacia Turchi prevedono un abbassamento dei prezzi, la farmacia Spurio ha creato dei pacchetti di 12 tamponi al costo di 120 euro. L'intervista. Con la dottoressa Amalfitano parliamo di tamponi soprattutto per le categorie che riguardano i docenti, gli studenti, ma anche per chi fa sport. Allora, intanto io le chiedo, in questo periodo ci sono tante persone che vengono a fare il tampone anche e soprattutto tra chi non ha il Green Pass? Allora, diciamo che il numero di persone che vengono a fare i tamponi è rimasto abbastanza costante, quindi già da st'inverno il numero più o meno è sempre lo stesso. Aumenti particolari magari sono stati più l'estate per persone che partivano, viaggiavano, andavano a parchi giochi, quindi diciamo più in giornate del genere. Per il resto gruppi particolari ne abbiamo tanti, sia tra gli sportivi che gli insegnanti, quindi diciamo di persone ne vengono tantissime. Quindi voi non avete delle agevolazioni particolari per docenti, ma fate comunque dei pacchetti? Allora, non li definirei né pacchetti né agevolazioni, diciamo, per categorie professionali, perché comunque siamo voluti stare a fianco un po' di tutta la popolazione, di tutti i cittadini e di tutti i nostri clienti. Più che altro abbiamo magari dei gruppi di persone, così come delle società sportive, che ci hanno richiesto magari delle agevolazioni, perché ci sono persone che sono costrette a fare 3-4 tamponi a settimana, anche famiglie che magari hanno più figli che fanno sport e che devono fare i tamponi, quindi logicamente anche gruppi di genitori ci hanno chiesto magari degli sconti ulteriori rispetto già al prezzo calmierato. Noi facciamo sempre i tamponi tendenzialmente già da mesi 15 euro adulti e 8 euro bambini. Per bambini intendiamo i minorenni, quindi dai 18 in giù, qualsiasi fascia d'età, anche 6 anni, pagano 8 euro. Logicamente per persone che devono fare i tamponi 3-4 volte a settimana applichiamo, diciamo, dei prezzi diversi, ma senza pacchetti, senza niente. Sono degli accordi che facciamo direttamente con questi gruppi. E proprio con l'inizio della scuola e magari anche delle attività sportive avete visto un incremento di persone che vengono a fare i tamponi? Beh, magari più che altro dei giovani, perché dei giovani sicuramente sì, perché sono magari quelli che ancora non si sono vaccinati tra i 12 e i 18 anni, che magari devono fare appunto sport, quindi magari vengono sì, in maniera ricorrente 2-3 volte a settimana anche. L'assessore all'urbanistica Leonardo Roscioni segnala gli eccellenti risultati dell'attività dell'ufficio patrimonio conseguenti all'ultima deliberazione di consiglio comunale, la numero 20, del 30 marzo scorso, per le procedure relative alla cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei PEP già concesse in diritto di superficie, nonché alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze. Grazie infatti all'applicazione della modalità stabilita in quella delibera, ferma Roscioni, proposta da me e votata all'unanimità in Consiglio Comunale, molti cittadini hanno potuto stabilizzare la proprietà degli immobili da loro detenuti. Questo ha inoltre creato nuovi incassi per il Comune, addirittura maggiori di quasi il triplo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per le medesime operazioni, ovvero un incasso di oltre 240.000 euro in soli 9 mesi. L'intervento del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sulla videosorveglianza merita una replica punto per punto. Inizia così una nota stampa del consigliere Alessandro D'Amico, che respinge le accuse rivolte al sindaco Ernesto Tedesco. D'Amico spiega che l'amministrazione comunale sta lavorando per ampliare l'organico della polizia locale e che è in atto un nuovo progetto di videosorveglianza grazie all'avvio di una collaborazione stretta con il commissariato di polizia. Civitavecchia, conclude D'Amico, è finito il tempo degli incompetenti al governo, criminali, vandali e sporcaccioni sono avvertiti.
Della palestra della scuola Cialdi, ancora chiusa, si occupa il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. L'autodefinita giunta del fare, spiegano i pentastellati in un comunicato, è alle prese con le pratiche burocratiche necessarie per affidare i lavori per la messa in sicurezza dell'edificio e per consentire a scuola, cittadini ed associazioni che usufruivano di quello spazio di poter tornare a fare sport nella palestra e dire che ciò sarà possibile solamente grazie ad un finanziamento di 170.000 euro del Ministero dell'Interno diretto dalla stessa Lamorgese che il partito del sindaco vorrebbe cacciare dal governo. Il gruppo consigliare dei 5 Stelle afferma che il ritardo è dovuto al fatto che la gara espletata dalla stazione appaltante è andata deserta. È stato presentato alla Fondazione Caricip il Palio Marinaro della Rinascita e della Speranza. L'evento farà parte del Settembre Sport e si svolgerà nel fine settimana del 25 e del 26 settembre. Programma rivisitato per la Mare Nostrum 2000 che organizza la Kermesse soprattutto per le restrizioni Covid, ma all'interno dell'associazione presieduta da Sandro Calderai c'è tanta emozione dopo lo stop forzato di un anno. All'interno della manifestazione si svolgerà anche il Palio Marinaro dei Tre Porti, riservato quest'anno alle regioni. Le interviste. Sandro Calderai finalmente torna a Palio Marinaro dopo un anno in cui aspettavamo che potesse tornare. Alla fine ce la si fa nel weekend del Settembre Sport. E abbiamo proposto il progetto del Palio della Rinascita e Ripartenza, che contempla il 42esimo Palio Marinaro di Santa Fermina, che non abbiamo disputato, ma che faremo in questa occasione, e il 13esimo Palio Marinaro dei Tre Porti, che è nato tra Civecchia, Fiumicino e Gaeta, ma oggi è open alle marinerie del Lazio, Toscana e Campania. Ci è giunto l'invito da parte dell'amministrazione comunale di inserire il Palio Marinaro già precedentemente programmato per i giorni 25 e 26 settembre all'interno della manifestazione Settembre Sport in piazza organizzata appunto dal Comune. Questo invito l'abbiamo accolto con entusiasmo perché ci sembrava giusto proprio per il Palio della Ripartenza, ma per il mondo sportivo, ripartire tutti insieme, e quindi staremo tutti insieme, insieme all'associazionismo sportivo. E ci saremo anche noi nella parte a mare delle gare, perché poi ricordo che il Palio Marinaro è comunque è caratterizzato da due momenti, no? Quello simbolico e quello sportivo del canottaggio a sedile fisso. Non abbiamo avuto veramente alcun dubbio nell'approvare il progetto e il contributo richiesto, perché, come ha detto Sandro Calderai, questo sarà il Palio della Rinascita. Noi ci dobbiamo credere, ci abbiamo creduto, e poi vederlo inserito in una settimana di alto valore, perché questa settimana è la settimana dello sport, ma al suo interno c'è molto di più, c'è la solidarietà, c'è l'aiuto verso coloro che sono più deboli. È una cosa molto molto grande per la nostra città, quindi noi siamo vicini al Palio Marinaro, siamo vicini alla Proloco, a tutta la settimana dello sport. È un evento importante, sia perché tutte le associazioni sportive di Civecchia potranno riesibirsi all'interno della loro piazza principale, che è il cuore della città, sia perché quest'anno appunto abbiamo deciso insieme a Sandro Calderai e tutta l'associazione del Palio Marinaro, alla Proloco e alla Fondazione, di inserirlo all'interno dello sport in piazza. Questo sarà come una manifestazione all'interno della manifestazione. Per noi è un grande onore, e poi soprattutto perché, viste quelle che sono state le grandi difficoltà a cui tutte le associazioni, compreso il Palio Marinaro, si sono trovate ad affrontare, questa sarà una ripartenza per tutti quanti. Una parola spesso abusata, ma in questo periodo, però per noi è importante proprio che ci sia un evento sia sportivo e culturale così importante, che è cuore di questa città e la sua tradizione storica, quindi sarà veramente una grande festa per tutti quanti. E continuano gli interventi di pulizia delle caritoie da parte di CSP. Negli ultimi giorni l'intervento ha riguardato la zona 11, equivalente a Via dei Gigli, Via delle Camelie e Via delle Ortensie. Gli operatori hanno provveduto alla pulizia delle caritoie stradali e delle griglie, rimuovendo tutti i rifiuti ostruenti. L'intervento ha lo scopo di evitare il ristagno delle acque meteoriche, ripristinati e sostituiti infine diversi pozzetti e griglie.
Apriamo la pagina sportiva parlando di basket. È iniziata ufficialmente l'avventura della Stemar 90 per la nuova stagione. Nel pomeriggio di ieri la squadra, allenata da Ferdinando De Maria, si è riunita per il primo allenamento che si è svolto tra il Moretti della Marta ed il Pala Ricucci. Presenti nel gruppo anche nuovi arrivati. Ora per Campogena e compagni ci sarà un mese di lavoro prima dell'esordio stagionale previsto per il 17 ottobre contro la Stella Azzurra Viterbo. L'intervista. Elio Preite arriva da CIEC per questa esperienza con la Stemar 90. Prime impressioni, già conosci il Lazio, però è arrivato soprattutto in Puglia. Sì, sono stato qui nel 2013, ho giocato in questo campionato, e però poi per il resto della mia esperienza cestistica ho sempre militato tra la Puglia, e ho fatto anche un'esperienza a Isernia nel Molise. Quindi sei proprio pugliese, la tua esperienza è campionato anche di C-Gold. Abbiamo visto un campionato che forse è diverso rispetto a quello del Lazio, abbiamo visto anche nei playoff con contrasti molto fisici anche per te. Assolutamente sì, lo confermo. Io sono 5 anni che sono stato in questo campionato di C-Gold in Puglia, e sicuramente sono due modi di interpretare il gioco diversi, ma credo che anche qui nel campionato del Lazio ci sia una fisicità importante, ci sono squadre giovani, quindi forse ci sarà anche possibilità di vedere un gioco un po' più veloce e frizzante. E tu invece che giocatore sei? Abbiamo visto che puoi muoverti sia all'interno dell'arco che fuori, perché ti vedrai poi far male agli avversari, quindi puoi avere un ruolo importante per questa Stemar 90 in varie fasi del gioco. Io me lo auguro, diciamo che in generale cerco di essere sempre utile al sistema, per cui se nel sistema in un certo momento posso fare appunto più male da interno, gioco un po' da interno, altrimenti diciamo la mia caratteristica principale comunque sia giocare dal perimetro e quindi aprire anche un po' gli spazi con il tiro da fuori, perché gli avversari naturalmente in un certo senso devono fare delle scelte difensive. Calcio, si avvicina a grandi passi anche l'esordio della Civitavecchia nel campionato di eccellenza. Domenica i nerazzurri saranno di scena a Roma per sfidare l'Atletico Vescovio nella gara che inizia alle 11. Match che si preannuncia molto insidioso per Ruggero e compagni, che però arriveranno con il morale alto nelle ultime 2 settimane. Infatti il Civitavecchia ha vinto entrambe le partite di Coppa Italia giocate, la prima con il Adispoli per 3-1 e la seconda con la Favl Cimini dopo i calci di rigore. Per quanto riguarda il debutto in eccellenza, i nerazzurri non avranno a disposizione lungo De Genti, fra Gambandiera e Cerroni, ma le buone notizie arrivano da Capitan Ruggero, che ha scontato la squalifica e sarà regolarmente in campo, e da Renan Pippi, che dovrebbe recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nell'ultimo match. Una finale mondiale che era decisamente in attesa fino a qualche settimana fa. A conquistarla è Tommaso Pampinella, che ha preso parte alla manifestazione ridata di paddle surf sul lago Balaton, a cui hanno preso parte oltre 500 atleti di tutto il mondo. Il portacolori dell'Aniene è riuscito a superare le qualificazioni nella gara sprint ed ha ottenuto l'accesso alla finale Bli. L'ultimo posto non può assolutamente cancellare il percorso fatto da Pampinella in questi mesi, passato dai numerosi problemi fisici alla scelta di partecipare al mondiale solo 2 settimane fa. E la finale l'ha raggiunta, tra l'altro una finale A, la sorella Cecilia, che ha preso parte alla manifestazione Maggiara ottenendo il 6° posto nei 1000 metri della gara tecnica riservata alla categoria junior. Da domani, il 19 settembre, si svolgeranno in Italia i concentramenti valevoli per gli italiani di scacchi a squadre. Tra le formazioni partecipanti ci sarà anche il Bivacco dello Scacco, che giocherà a Roma nel girone di Serie C contro Lazio Scacchi, Scuola Popolare C, Dragone C2, Accademia Scacchistica Ciociara, 4 Pedoni Roma Nord. La società Civitavecchiese punterà alla promozione in Serie B. Come da regolamento si giocherà 4 contro 4 con rappresentanti della squadra avversaria a tempo lungo, cioè 90 minuti per giocatore più 30 secondi di carica a mossa, quindi una partita può durare anche 5 ore sottoponendo lo scacchista ad uno sforzo mentale non indifferente. E chiudiamo con una segnalazione che ci arriva dal centro cittadino. Secondo un nostro telespettatore, piazza Vittorio Emanuele, corso Marconi, piazza Calamatta, via 16 settembre sono totalmente abbandonate. I portici sono percorsi da biciclette, monopattini, skateboard e persone con i pattini. Afferma, c'è un'invasione di tavolini ovunque e senza nessuna regola. In piazzetta Santa Maria, dal giovedì al sabato, inoltre, fanno musica a tutto volume, impedendo di lavorare fino alle 21 e oltre. Come di consueto, giriamo la segnalazione agli organi competenti.
Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata.